amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1. Casa Maranello, nuovo appuntamento dell'anno per raccontare le vicende di Casa Ferrari, quello che succede dalle parti della fabbrica delle Rosse, con i commenti su quanto avviene in questo inizio di Mondiale 2018. Sono un po' raffreddato dopo la trasferta australiana, un raffreddamento che è al centro delle voci, delle ipotesi, delle possibili cause, problemi di raffreddamento, che hanno causato il malessere Ferrari in quel di Melbourne. Una Ferrari che si è vista anche solo passata, segnatamente quella di Vettel, in tromba dalla Red Bull motorizzata Honda, una sorpresa anche perché poi alla fine è un intese volante, buon Verstappen, è riuscito a piazzarsi sul podio. Un podio sicuramente positivo e che fa ben sperare per Milton Keynes e il motore giapponese, nuovo avversario nella lotta per il Mondiale 2019. I ragazzi di Maranello, con cui sono anche rientrato in Italia e poi in Spagna, li ho visti comunque vogliosi, positivi, con voglia di riscattarsi. Vittoria a sorpresa di un Valtteri Bottas concentratissimo, che ha sicuramente sorpreso anche il compagno di squadra Lewis Hamilton, mette pressione alla Ferrari che arriva in quel del Bahrain con il favore del pronostico, soprattutto Vettel, che è il pilota in attività che vanta più vittorie sul tracciato di Shakir, una pista cosiddetta vera, la prima dell'anno, si corre in notturna, preoccupazione per l'abrasività del tracciato di Shakir, ma voglia, come detto, di riscatto a casa Maranello. Una Ferrari che dopo l'analisi dei dati post Melbourne pare aver identificato le problematiche, pare aver capito quali sono stati i problemi e arriverà in pista oggi, tra poco, prime libere del venerdì, volendosi rifare e cercando la vittoria. Una vittoria che cercherà anche Leclerc, positivo nell'esordio di Melbourne. Prima curva, passa a sinistra, le Ferrari rischiano quasi di toccarsi. Primo scontro diplomatico e comunque il giovane monegasco si è fatto sentire. Ha fatto capire che c'è anche lui in questa stagione importante per le Rosse. Vettel comunque sa di avere tra le mani una macchina che, nonostante quanto dicano Marco e i soliti detrattori, dipingendo le Rosse come inferiori sia alle Mercedes che alle Red Bull, possono tornare a essere la vettura in grado di lottare per il Mondiale appena iniziato. Ma non devono ripetersi appunto questi sfioramenti, questi pericolosi incontri, queste liti domiciliari che potrebbero mandare all'aria i piani di casa Maranello. C'è positività, c'è voglia di rifarsi e c'è anche curiosità, tra l'altro, in ambito Ferrari, di vedere i prossimi giorni post Gran Premio, il debutto, l'esordio, un nuovo vecchio Schumacher tornare al volante di una rossa, Mick che prenderà il comando della vettura italiana nei test post Gran Premio del Bahrain. Grande curiosità, grande aspettative, ma il giovane pilota tedesco con cotal cognome non va messo sotto pressione, deve viverla come un'esperienza bellissima, così credo sarà, visto che quello che è il suo obiettivo quest'anno poi è con Prema la caccia al titolo della GP2. Grande attesa quindi per casa Maranello, per quanto avviene nel mondo Ferrari nel secondo weekend dell'anno. 2 ore e mezza e semaforo verde in quel del Bahrain per la prima sessione di libere. Sappiamo
sappiamo bene quello che significa, quello che rappresentano alla fine le libere del venerdì in questo comincio di annata, questo inizio di campionato. Servono le prove del venerdì mattina per l'Europa, per cercare di sviluppare, per cercare di girare, per cercare di provare nuovi pezzi. E se Casa Maranello vive una vigilia di rivincita, in Casa Williams tanti problemi. Se già in Australia ha fatto capire di essere lamentabilmente il fanalino di coda, e in Bahrain è arrivato un ordine chiaro per i ragazzi di Grotto: niente cordoni, niente rotture, perché i pezzi mancano i pezzi, mancano i soldi. Una situazione davvero grave, quello della scuderia storica, una Williams che non può continuare in queste condizioni, non può dare una macchina veramente improponibile e inguidabile ai bravi Kubica, rientrante da un lato, esordiente Russell dall'altro. Se quindi in Casa Maranello si cerca di risolvere i problemi, altrove i problemi ce ne sono tanti, come anche la McLaren, che deve riprendersi dopo il motore in fumo di Sainz in quella dell'Australia. È una McLaren che sarà protagonista nei test Pirelli per gomme chiave 2020, con Fernando Alonso, pilota ambasciatore comunque sotto contratto della McLaren, che dopo aver provato in questi giorni in Sudafrica la Toyota versione Dakar sta rientrando negli Emirati per dare una mano alla sua ancora scuderia nello sviluppo di una macchina da cui ci si aspetta molto e che dopo il primo Gran Premio ha lasciato ancora a desiderare. Attesa anche in Mercedes, con un Hamilton che vorrà rispondere, vorrà dire a Bottas: il campione sono io, quello che dovrebbe essere il caposquadra sono io, alla fine come sempre. È la pista a dare risultati, è la pista che ci indicherà chi sarà il favorito di questo fine settimana del Bahrain, a cominciare, come detto, dalle libere del venerdì. E a Casa Maranello si sta lavorando alla crevette per riportare in Italia la vittoria, la prima dell'anno 2019.